Se volete tutte le caratteristiche di un top di gamma, ma volete una dimensione molto compatta, per voi c'è solo una scelta: Sony Z5 Compact. La caratteristica fondamentale di questo telefono è di avere la dotazione tecnica dei migliori top di gamma, ma di essere l'unico ad avere tutto questo ben di Dio dentro uno spazio molto ristretto. Perché di solito le altre aziende producono dei telefoni in versione mini, ma cambiano anche le specifiche tecniche, riducendole drasticamente. In questo caso invece Sony Z5 Compact ha un processore di ottimo livello, lo Snapdragon 810, che è stato molto chiacchierato perché le prime versioni di questo processore portavano a un riscaldamento eccessivo del processore stesso, ad un consumo di batteria. La nuova versione invece di questo processore ha risolto questi problemi e anche il Sony Z5 Compact gestisce molto bene il calore anche quando viene utilizzato per giocare. Non solo, c'è anche una fotocamera addirittura da 23 megapixel sul retro e da 5,1 megapixel sul fronte. Il display è molto compatto, 4,6 pollici, forse questo potrebbe essere l'unico punto di debolezza da segnalare perché la definizione è solo HD, un po' inferiore rispetto allo standard a cui noi siamo abituati in questo periodo su quasi tutti gli smartphone più costosi. Altro aspetto che forse si potrebbe cambiare e migliorare di questo telefono è l'interfaccia utente, la grafica, che in effetti in Sony ha bisogno di essere un po' svecchiata. Da qualche tempo è un auspicio che viene fatto perché il produttore giapponese pone sempre molta cura a ciò che fa all'esterno, un po' meno a quelli che sono gli aspetti della grafica all'interno del telefono. E ci sono anche forse degli elementi che sono un po' distonici, cioè delle applicazioni molto aggiornate, molto belle anche da vedere, e altri aspetti invece secondo me che segnano un po' il passare del tempo. Un'altra cosa impressionante di Sony Z5 Compact è la batteria. Pensate che sono riuscito ad avere quasi 6 ore di schermo acceso, il che vuol dire che potrete utilizzare questo telefono praticamente per 2 giorni ininterrottamente scordandovi il caricabatterie. Un'altra caratteristica da ricordare è quella del sensore di impronte digitali. Ormai sta diventando uno standard sui migliori telefonini in circolazione. In questo caso è stato inserito sul tasto laterale, quello che serve per accendere il telefono. Basta appoggiare una delle dita che vengono registrate in fase di installazione per sbloccare il telefono nel giro di pochi millesimi di secondo. Prima abbiamo parlato del sensore di fotocamera, no? Abbiamo detto 23 megapixel sul retro, 5,1 megapixel sul fronte, e la qualità si vede tutta, in particolare con le foto catturate con il sensore principale, quello da 23 megapixel, che con quel tipo di definizione ha un taglio 4 terzi, quello della fotografia tradizionale. Bisogna dire che i dettagli catturati sono moltissimi e anche la capacità di leggere proprio le situazioni più difficili, anche quando c'è molta poca luce, magari si scattano immagini con tanto buio, devo dire che il Sony Z5 Compact si comporta assolutamente benissimo. Insomma, un prodotto che sicuramente non è per tutti, perché oggi si tende ad usare dei display più grandi, pensate che ormai la dimensione media è intorno ai 5,4 pollici in giro per il mondo. Però bisogna dire che se invece voi amate un telefono compatto ma con delle ottime caratteristiche, con il Sony Z5 Compact avrete trovato la risposta a tutte le vostre esigenze. Il prezzo non è da poco, perché per una versione mini 599 euro, che sono il prezzo ufficiale italiano, non è pochissimo, però devo dire che per questo oggetto ne valgono veramente la pena.